Ben ritrovati, nuova puntata di Cronache Trevigiane. Parleremo di turismo, la regione più turistica d'Italia, appunto il Veneto, vuole la riapertura. Ascolteremo la voce dell'assessore Caner, poi spazio al ritorno, per quanto è possibile, alla normalità anche per le attività sanitarie della nostra provincia, al centro anche un focus sull'agricoltura. Ma cominciamo subito dall'assessore Federico Caner che fa il punto sul turismo veneto. Ripartire subito in sicurezza, questo è l'imperativo che dilaga e per questo la Regione Veneto mette sulla bilancia anche 32 milioni di euro di fondi europei destinati alle imprese anche turistiche. Abbiamo fatto questo intervento perché al di là di parlare di promozione, prima cosa che bisogna fare è mettere in sicurezza le aziende, quindi le aziende che hanno necessità di liquidità in questo momento. Lo abbiamo fatto con questo fondo, diciamo, di fondi europei che siamo riusciti a traslare grazie anche all'ok della comunità europea e quindi non più impegnati per le cose dove dovevano essere impegnati, diciamo, e sono stati girati proprio per la liquidità per tutte le imprese, quindi anche per le imprese turistiche. Tutto da ripensare quindi, con l'unica certezza che serve liquidità per un'emergenza economica che minaccia di andare fuori controllo. Questi 32 milioni possono sembrare pochi, in realtà sono molti perché faranno un effetto leva moltiplicatore assieme a altre risorse che il MISE, il Ministero dell'Economia, metterà a disposizione. Quindi avremo una garanzia di portafoglio su tre garanzie, diciamo, una reale fatta dalla banca, una nostra Stato-Regione e l'altra dei confidi, che permetterà di moltiplicare questi finanziamenti. Quindi noi contiamo, insomma, che possa essere una boccata d'ossigeno. Tante le proposte lanciate dalle maggiori località balneari e turistiche della penisola, ma a quali misure sta concretamente pensando la Regione Veneto? Ovviamente il problema di avere dei soggetti positivi che arrivano magari anche dall'estero, dopo aver fatto uno sforzo immane per cercare di tutelare la nostra popolazione, il rischio è di un ritorno del contagio da estero. Quindi il fatto di fare un tampone o comunque misurare la febbre quando si entra, per esempio, in un hotel, sono misure che secondo me vanno attuate. Penso per esempio al settore della spiagge. Ovviamente per noi il turismo non è solo di spiaggia, ma è anche lago, montagna, ma nelle spiagge in particolare, dove si rischia un assembramento, oppure potrebbe essere anche lungo lago, ci vuole un controllo e ci vogliono delle norme di distanziamento.